Divulgati i primi risultati di un biomonitoraggio sulla presenza di metalli pesanti nel sangue di cittadini delle aree di Torino, Grugliasco, Beinasco, Rivoli e Rivalta, limitrofe all'inceneritore. L'impianto non avrebbe aggravato i valori legati all'inquinamento. Servizio di Alessia Mari. Dopo 5 anni arrivano i primi dati relativi alle analisi di sangue e urine di 400 cittadini del torinese. Metà vive in aree limitrofe all'inceneritore, l'altra metà lontano dall'impianto, in zona Mirafiori. I primi rilievi erano stati fatti nel 2013 ad impianto ancora spento. Ecco cosa rende unico in Italia questo biomonitoraggio. Poi analisi ancora un anno dopo e nel 2016. L'Istituto Superiore di Sanità consegna ora la prima tranche dei risultati relativi alla presenza di metalli pesanti nel sangue. Abbiamo ricercato il piombo, i PCB, le diossine. Nelle urine altri 17 metalli, tra cui per esempio il rodio, oppure l'iridio o il platino e anche gli idrocarburi policiclici aromatici. Non c'è, almeno al momento, un contributo aggiuntivo dell'inceneritore alla presenza rispetto alla presenza di metalli nelle urine e nel sangue. Nessuna difformità dunque rispetto all'inquinamento da altre fonti, dagli stili di vita alle emissioni da traffico. In attesa dei nuovi dati sulle diossine nel sangue dei volontari, il comitato di controllo composto dai sindaci dei comuni vicini all'inceneritore rimane vigile. L'obiettivo è quello di superare l'incenerimento dei rifiuti, perché comunque fosse anche piccola la parte la componente, diciamo così, di disturbo della salute deve essere rimossa attraverso un ciclo diverso di trattamento di rifiuti.